mistero più profondo, le rivelazioni arcane e quello che scopriamo oggi a Pescara, la presenza di un ambasciatore per gli extraterrestri, un qualcuno che magari gli spettatori di telespettatori di lingua italiana già conoscono, perché è stato presente nel 1986 della Rai 1 sul programma di Magalli, se non sbaglio. Pronto. Ecco, il tuo nome, il tuo nome è Cipolla Roberto. Allora, Filippo Cipolla, qui sicuramente abbiamo di fronte a noi un qualcuno che creerà un po' di scompiglio tra i nostri telespettatori. No, perché no. sai, ovviamente non è la prima volta. Si crea sempre un po' di scompiglio quando qualcuno, al di là dei canali, noi siamo una televisione anche vista all'estero, crea scompiglio e crea sicuramente astonishment, come direbbero gli inglesi, quando qualcuno si presenta e dice: io sono l'ambasciatore degli alieni e degli extraterrestri. Ecco, cos'è per te e cos'è stato diventare un tramite con queste entità, entità di luce ovviamente, quindi entità positive? Cos'è stato? Sono state delle esperienze che ho avuto, anzi ho dimostrato anche che, per esempio, nell'86 a Magalli io parlai del 1991 nel Messico, ci sarebbero stati avvistamenti nel Messico. Cos'è per te il 2012? Niente, un passaggio storico, cosmico, null'altro. Certo, c'è il pericolo, c'è un pericolo imminente, però non credo che la terza guerra mondiale all'orizzonte. No, sì, non è una terza guerra mondiale, ma è una separazione dal bene e il male, tra il bene e il male. Si aggiunge un nuovo livello di coscienza e di conoscenza. Di conoscenza, certo. Ecco, questo tuo encounter, questo tuo avvicinamento a queste entità extraterrestri, come è avvenuto, seguendo quali modalità, e ci sono anche altri testimoni? Certo, perché con me, io ho portato sempre con me delle persone che possono testimoniare in qualsiasi momento fatti e fenomeni eccezionali. Per cui non. Poi, a proposito dell'Inghilterra, nel 1989 io a Sanremo, dove si teneva una volta il Festival di Sanremo, proprio in quella sala, annunciai che del l'Ariston, il famoso Ariston. Casino, c'è una sala. Annuncia che nel 2001 il SETI avrebbe ricevuto qualche cosa da parte delle entità superiori, cioè dagli extraterrestri. Il SETI, ricordiamo per i nostri telespettatori, è ovviamente in cerca di un messaggio che arriva da parte di qualcosa che è fuori dalla Terra, un messaggio originale che è stato scritto negli anni 70. Cos'è arrivato nel 2001? Cibolton è apparso dalla mattina alla sera, e poi a Cibolton, siccome il SETI ha tutte le telecamere, per cui hanno ritrovato, il direttore comunicò in un'intervista che effettivamente a Cibolton non poteva essere stato qualcosa dei Chicklemakers, proprio per la caratteristica del posto, dove hanno delle telecamere anche nell'infrarosso, per cui se fossero entrate delle persone terrestri a fare quello, che non è possibile farlo con la tecnologia che loro hanno, fanno solo cerchie, cioè le cose più complesse non le fanno. Poi gli originali, diciamo, quelli che lasciano una traccia che dura anche negli anni. Messaggi che arrivano da dimensioni parallele, da altri mondi, che sono tracciati su cerchi, sì, si sono tracciati su cerchi nel cielo. Souvenir che loro adoperano, diciamo, portano agli scuri, una tecnologia superiore che noi stiamo appena vedendo. In realtà questa tecnologia ci ha dato le basi della simbologia sacra, che è stata usata per millenni per i nostri templi, le chiese, le sinagoghe, le moschee, insomma c'è un link che ci portava originariamente ad avere una relazione forse differente con queste entità. Cosa ti hanno detto loro di noi? Io so una cosa con esattezza, che la massoneria, quella ufficiale, sia di rito scozzese eccetera, sono di origine, vengono dal Tempio di Salomone, no? Come origine, poi Templare c'è. Perché loro sono stati sempre in contatto, le civiltà superiori, con le persone più evolute, sia spiritualmente sia a livello di conoscenza del tempo o quello attuale, con esseri che hanno la capacità di comprendere certe simbologie senza ricorrere a, no? Perché? Perché questo fa sì che colui che non è conoscente di una certa realtà non può interpretarla, perché non è.
I tempi sono maturi per un contatto al di fuori di questi cerchi iniziatici oppure rimarranno sempre... Un contatto che è già avvenuto perché... Quello lo so, però sono maturi i tempi per cui adesso anche il mondo profano, il popolo riceverà queste istruzioni dall'alto, questo vedrà finalmente anche le origini della nostra stessa civiltà. Certo, ma difatti in questi convegni ci sono persone preparate che stanno dicendo delle verità che all'epoca non si potevano dire perché non avrebbero compreso. Tutto sarà svelato, nulla rimarrà segreto. Passo del Nuovo Testamento, no? E questi sono i tempi. Prima della venuta grande del Signore saranno fatti in cielo e se... Ma Sodoma e Gomorra insegna un grande castigo se non impariamo questi messaggi. Apocalisse, dove c'è la separazione tra il bene e il male. C'è questo, lo spartiacque del 2000 è proprio questo. Però andiamo sui tempi attuali. Che cosa è successo recentemente? A maggio, McEnroe, che è un deputato americano degli USA, ha rivelato che nel 54 Eisenhower si è incontrato con delle civiltà extraterrestri. Cioè questo è significativo. Poi l'America che cos'è? L'America è venuta dalla massoneria creata, no? Per cui coloro i quali sono in America hanno una tradizione della massoneria autentica, diciamo quelli... che hanno sempre rispettato, no? Le indicazioni che sono venute sempre dal Tempio di Salomone, non dimentichiamocelo. Quelle sono le istruzioni che ci danno la possibilità. Allora, se un deputato, no? Degli USA rivela. Gatta cigola. Però c'è stato anche un gran parlare di Obama adesso ci rivela il segreto, Obama adesso ci fa vedere gli extraterrestri, invece Obama non ci ha fatto vedere niente. Non può dirlo prima che qualcun altro abbia cominciato a indicare una via maestra. Obama ci arriverà a questo. Fotoriffa o di raffa, anche perché le civiltà extraterrestri ormai si sono stufate. Cioè, con Caronia cos'è successo a Caronia in Italia? È un intervento militare degli extraterrestri. Quei fenomeni che si sono veriti da Caronia hanno dimostrato della loro tecnologia. C'è un avviso, fate attenzione, che chi voi non state giocando né con Saddam Hussein o con altri, state giocando con civiltà che vi possono distruggere in 2 secondi se lo vogliono. Sicuramente abbiamo, in chiusura di questa piccola intervista che abbiamo fatto con te, una curiosità. Come ambasciatore, qual è il messaggio di questi extraterrestri? Il messaggio è che noi stiamo entrando appunto dal 2012 in poi in una civiltà superiore anche a livello economico, perché si arriverà finalmente a dire, già ci sono dei semi buttati, capitalismo sociale. Cioè bisogna arrivare a quello se vogliamo effettivamente. Arriva un nuovo modello di civiltà. Io ti ringrazio. Come ambasciatore, un ultimo messaggio ai nostri telespettatori. Di avere fiducia in noi, nelle persone che stanno lavorando in queste nuove scienze e che ci seguano, perché noi non raccontiamo né fandonie, come dice qualcuno, Margherita Hack, né fantasticherie, ci sono fatti oggettivi, Caronia insegna. Ti ringrazio. I telespettatori di Enigma TV sicuramente hanno avuto l'opportunità di incontrare un personaggio così enigmatico. Grazie.